se in questo momento stai provando ansia, io ti sono vicino. Se in questo periodo stai provando ansia, io so come ti senti. Se non sai più da quanto tempo hai l'ansia, o non ti ricordi com'è vivere senza, io ti capisco. Non conosco la tua situazione, ma conosco l'ansia. E con quello che andrò a dirti, spero davvero di poter essere d'aiuto, anche in minima parte. Se ci fosse un modo per trasmetterti ciò che ho imparato, vorrei che fosse questo e che potesse funzionare. Se hai piacere, rilassati e chiudi gli occhi. Altrimenti ascoltami mentre fai quello che vuoi, mentre sei impegnato, mentre guidi. Questa non è una meditazione, quindi puoi ascoltarmi in qualsiasi momento. E riascolta questo audio tutte le volte che lo ritieni necessario. Fai sì che questi concetti possano risuonare in te continuamente. L'ansia è un messaggio da dentro, qualcosa. La nostra anima, il nostro meccanismo di difesa, ci sta avvisando che qualcosa non va, che siamo in pericolo. Può essere un vero pericolo, come anche una sbagliata interpretazione da parte nostra di una situazione o di un evento. Comunque, al momento, in questo periodo, questa situazione viene vissuta come un pericolo. Per un attimo immagina di essere nella savana davanti ad un leone. In questo caso il pericolo è reale, davanti a te, e lo puoi vedere con i tuoi occhi. Quindi non ti poni il problema dell'ansia che provi in questa situazione. È facilmente giustificabile al pericolo di essere attaccato. Nella vita di tutti i giorni non ci sono i leoni, almeno non per tutti, e le preoccupazioni che possiamo avere non sono visibili con gli occhi. Spesso non siamo capaci di comprendere subito cosa ci spaventa e dunque crediamo di soffrire di ansia inspiegabilmente. Non è facile trovare il motivo originario, ma intanto si deve e si può lavorare su come accettare l'ansia senza respingerla, imparando a conviverci senza allontanarla. Purtroppo, a differenza di altre difficoltà della vita, l'ansia non passa rifiutandola o facendo finta che non ci sia. Anzi, questo non farebbe altro che aumentarne l'intensità. E questo perché l'ansia è un messaggio che la nostra parte più profonda invia a noi, alla nostra attenzione,
per dirci che c'è qualcosa che non va. E finché non saremo capaci di leggere questo messaggio, lei continuerà a mandarci delle notifiche con l'ansia. La nostra anima non conosce il linguaggio e può comunicare con noi solo tramite sensazioni fisiche, attraverso il nostro corpo, in questo caso con l'ansia. Il consiglio che posso darti è di valutare sempre altri punti di vista e di non convincerti di certe cose solo razionalmente, tanto per darti una spiegazione e stare tranquillo, ma di sentire davvero le cose. Sentire cosa vuoi davvero, non la cosa più giusta, ma la cosa che ti chiama e ti fa sentire vivo e bene. E ti auguro di poter tornare a vivere con leggerezza, senza questa momentanea ansia, perché credimi che passerà, se avrai la volontà di ascoltarla e di comprendere cosa ti spaventa, oppure cosa non ti fa stare bene. E ricorda, quando hai l'ansia, non prendere nessuna decisione. Non sarebbe il tuo cuore a guidarti, ma la tua paura. Un abbraccio. A presto. Namaste.